Ciao a tutti e bentornati nella rubrica Oggi vi parlo di. Oggi parliamo di un argomento che in questo periodo viene sempre alla ribalta: la voglia di allenarsi con il caldo. Beh, posso capire che per tanti è veramente difficile, soprattutto chi soffre di pressione bassa o chi non tollera mentalmente il caldo. Trovare la giusta motivazione, trovare le giuste energie, trovare la forza di allenarsi, certe volte diventa l'ostacolo più grande. Però oggi sono qui per darvi tre dritte che possono sicuramente aiutarvi a superare questo ostacolo e a godere della magia dell'attività fisica anche quando fa molto caldo. Numero 1. Allenarsi sempre nelle ore più fresche, soprattutto per praticare le classiche attività cardiovascolari come la camminata, l'uscita in bici, la corsa. Le ore fresche del mattino o le tarde della sera sono il momento migliore in cui potersi allenare. Consiglio numero 2. Sembra banale, eppure bere tanto ti aiuta a tollerare meglio il caldo e stare idratati ti aiuterà ad avere quello sprint in più per sentirti meglio durante l'allenamento e non soffrire magari di crisi ipopressorie. Il consiglio numero 3 è quello di non strafare. Quando fa molto caldo, il corpo è già soggetto a un forte stress, quindi l'allenamento sarebbe uno stress ulteriore. Mi raccomando, segui un piano che possa aiutarti ad avere le dosi giuste di allenamento e che ti aiutino man mano a sopportare la condizione di caldo e a raggiungere il tuo obiettivo. Ecco, tre piccolissimi consigli che messi insieme però ti possono aiutare a superare lo scoglio di questo caldo insopportabile. Perché mi raccomando, lasciare la palestra in estate e smettere di allenarsi solo perché fa caldo, beh, non è una saggia idea. Ricordati, la salute e il benessere non possono andare in vacanza. Beh, noi intanto ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!